RCN Radio New York, la voce più bella d'Italia. Ciao Tony, ciao Tony, ciao Tony, ciao. Tradizione. È il nostro documentario questa sera in prima qui siamo in finale al Cinema Apollo di Ferrara Film Festival. Good, fantastico. Allora, prima volta lei è a Ferrara? La prima volta a Ferrara, sì, siamo per la prima volta a Ferrara e partecipiamo con grande gioia a questo festival del cinema e dove abbiamo portato la tradizione pugliese, quella italiana. La raccontiamo perché è quella italiana che oggi si trova nel Nord America, ad Hoboken esattamente, da 90 anni festeggiano questa tradizione e sono orgogliosi di trasmettere questo valore, perché è un valore non economico ma un valore veramente di cuore. E quindi la grande comunità dei molfettesi, dei pugliesi immigrati in Nord America, oggi ha un numero stimato intorno alle 28.000 presenze, festeggia questa festa meravigliosa che noi siamo riusciti a illuminare con delle luci diverse, con delle luci colorate, mille luci, quelle tradizionali della Puglia che hanno illuminato Hoboken. Io sono corrispondente radio ICN di New York, sono Benedetta Kim, ho saputo che conosci qualcuno che è in comune, Antonio Pasquale. Lo vedremo nel documentario, Antonio, Antonio sì, c'è una ripresa che siamo stati da mi ha detto di salutare tanto. Saluto anch'io Antonio, è un grande Antonio, un programma che fa viene seguito da tanti italiani che si trovano nel Nord America, ma anche chi si trova in Italia, perché lui ha un sacco di follower. E nel documentario anche lui viene ripreso mentre fa il suo lavoro da DJ nel suo programma di Radio ICN di New York.